Miss Hamilton? Sì, Miss Hansen. Io sono libera oggi. Miss Hansen. Va bene, Miss Hamilton. Mi sono trasferita al villino D oggi e vorrei sapere perché ho dovuto farlo. Si sieda, Miss Hansen, dove crede? C'è una trappola in cui è facile cadere. Ci si può affezionare troppo a un solo bambino. Il pericolo è che gli altri se ne accorgano e si sentano respinti. C'è un pericolo maggiore, il pericolo per Robin stesso. Sa, Miss Hansen, ho pensato spesso che se avessi avuto un figlio ritardato, lo avrei preferito gravemente ritardato anziché come Robin. Sono i bambini come Robin, i casi intermedi, quelli che sembrano normali, il nostro maggior problema. Si rendono conto anche di più di venire respinti. I suoi genitori non si rassegnarono che molto tardi al fatto che era subnormale. Lo lasciavano giocare con gli altri. Lo mandavano all'asilo. Cerchi di immaginare che razza d'esperienza deve essere stata per un bambino come Robin andare all'asilo. Poi decisero che la sola cosa da fare era nasconderlo. Isolarlo da qualsiasi cosa per proteggerlo dal mondo, proteggerlo da se stesso. Ora la continuazione di quel genere di trattamento qui da noi significherebbe che Robin regredirebbe. Oh, mi scusi, non sapevo che fosse occupato. Non fa niente, mi sfogati, che c'è? Abbiamo delle difficoltà con Robin. Cosa ha fatto? Ha rotto il fonografo e alcuni suoi giocattoli. Ha pure rotto giocattoli di altri bambini. Non ha mangiato niente oggi e non vuole parlare con nessuno. Era fuori adesso? Sì. Lo faccio entrare. Si comporta così perché io ho cambiato sezione, dottor Clark. Lo so perché si comporta in quel modo. La prego. Miss Hansen, la prego di uscire. La prego di uscire, Miss Hansen. Siediti, Robin. Coraggio, Robin. Siediti. Cos'è questa storia di rompere i giocattoli? Non si rompono giocattoli qui. E di non mangiare. So che il cibo non è un granché, ma lo mangio anch'io. So che non mi vuoi bene, Robin. Ma ti confiderò un piccolo segreto. Io te ne voglio. So quanto tu soffra. Tu credi che io non lo sappia, eppure lo so. Gli altri bambini ti prendono in giro e ti stuzzicano. Ma Robin, non c'è nulla che io possa farci. Però tu puoi fare qualcosa. Parlami, Robin. Ti prego, parlami. Mi sfogati, per favore, accompagni Robin a cena. Voglio che si segga con gli altri, sia che mangi oppure no. Dopo cena farà a meno della ricreazione e andrà a letto.
Se domani non avrà migliorato, avrà lo stesso trattamento. È sicuro che quello che lei fa per Robin sia giusto? Lei cosa consiglia, Miss Hans? Quante volte può mandarlo fuori dalla classe? Quante volte può mandarlo a letto senza ricreazione? Finché non gli farà del bene. Ci sono delle semplici regole che devono essere osservate. Ma lui queste cose non le capisce. E noi dobbiamo fargliele capire. Perché? Perché la disciplina fa parte della vita. Anche per questi bambini? Particolarmente per questi bambini. Lui ha perso una parte della sua libertà. È una parte che può aver perso per sempre. L'unica compensazione possibile è di insegnargli le regole. Quando imparerà a vivere con gli altri, ricaverà qualche soddisfazione dall'essere parte di un anche tutto. Anche se lui non vuole essere parte di un tutto. Anche se non potrà mai essere felice qui. Sì, anche così. Oh. Nel frattempo vorrei cercare di aiutare Robin. Ne sono più che sicuro. Posso scrivere a sua madre? No, Miss Hans, assolutamente no. Ha molta paura di ammettere un fallimento, vero? Perfino con se stesso. Ora basta così, Miss Hans.